Valerio. Sei venuta con la tua macchina? Sì. Il treno ha fatto tardi, mi dispiace, si è aspettato. Allora, quando saprai dello stage? Non lo so, penso a fine mese. Comunque adesso voglio prendermi una bella vacanza. Valerio, puoi rimanere da me quanto ti pare, tanto la mia coinquilina è andata dai suoi. Però domani vai a trovare tua madre. Anche perché sono mesi che non vi vedete. Poteva anche salire lei fino a Bruxelles, no? Se non l'ha fatto, evidentemente aveva di meglio da fare. Ce l'hai ancora con lei. Insisti con la storia dell'amante. Ti pare normale che deve salire mio padre fino a Bruxelles per dirmi che si stanno separando? E le hai chiesto spiegazioni? E Non gliel'ho chieste perché secondo me doveva darmele. non ne avete mai parlato al Ma telefono? al telefono per dire cosa? Ciao mamma, ripassiamo un po' di storia della nostra famiglia insieme. Dai, ormai siamo praticamente due sconosciuti. Sei proprio un capoccione, sai? Sì, perché si vede lontano un miglio che ancora ci stai male. Tu dove te ne vai stasera tutta in tiro? Ho una cena di lavoro. Senza papà? Ma che fai, geloso? Ma da quanti giorni ha chiuso? Pronto? Ciao Anna. Ciao. Sono passata dal negozio, ma era chiuso. È per quel lavoro di addobbi floreali di domenica. Ci vediamo? No, senti, non ce la faccio domenica. Ho un po' di gastrite e mi sono presa 2 giorni. Preferisco stare un po' a casa. Pensaci tu. Va bene. Riposati e fammi sapere. Ciao. Mamma. Mamma, ma almeno ti sei fatta vedere da un dottore. Ma certo che ci sono andata. Non è niente di grave, stai tranquillo. Sì, non è niente di grave, però tieni il negozio chiuso, ti fai portare la spesa a casa. Ma io dico, perché non mi hai chiamato se avevi bisogno? Beh, ti ho chiamato tante volte. Sì, le tue chiamate per lavarti la coscienza, sì, quelle sì. Mamma, ammetti che questa storia della separazione non ha fatto bene a nessuno. Guarda come ti sei ridotta. D'accordo, ormai io sono la colpevole. Ti sei colpevole perché io dico almeno una volta, tuo figlio a Bruxelles, vuoi venire a trovarlo? Vieni a vedere come mi sono sistemato, che ne so. Vieni a spiegarmi quello che è successo, che cosa sta succedendo qua. Adesso basta, basta. Ma che ne sai tu? Io non so niente, mamma. È questo il problema, io non so niente. Tu hai visto solo quello che volevi vedere. Sai che faccio? Io prendo le mie cose e vado da papà. Questa bella vacanza la passo con lui. No, ti prego.
Resta qua fino a che non ti chiamano da Bruxelles. No, ma che rimanga a fare? A disturbare la tua privacy? Ma di quale privacy parli? Valerio, questa è casa tua. È casa nostra. Dai. Mamma, t'ho portato i campionari del vivaio. Vuoi vederli? No, appoggiali lì, li guardo dopo. Bene. Che cos'hai? Sei stanca? Stai sempre a dormire? Dai, andiamo al negozio che l'ho già pulito tutto, dai. No, aia! Aia. Che c'è? Niente, ho male alle ossa. Per fortuna che non era niente di grave quella caduta, eh? O è vecchiaia? Vecchiaia. Dai, dammi 5 minuti, mi alzo da sola. T'aspetto, eh? Vai, sì. Sono proprio contenta che le cose tra voi vadano meglio, sai? Beh, meglio è un parolone. In realtà c'è qualcosa di strano. Secondo me la storia dell'amante non regge. È assurdo. Cioè, lei è caduta da più di una settimana e cammina ancora con la stampella. Poi in frigo tiene un sacco di medicine, è strano. Secondo me non sta bene. Ah, magari è un po' depressa, forse ha solo bisogno di un dottore. Cosa aspetti? A parte che c'è già stata. Che cosa le ha detto? Non lo so perché non gliel'ho chiesto. Ma lo vedi come sei fatto, Valerio? Anche questo continuo male alle ossa che ho dappertutto è normale? Una sindrome di Sjögren purtroppo è una malattia sistemica e potenzialmente può interessare qualunque organo, quindi sì, anche male alle ossa, dolori muscolari. No, per fortuna nel suo caso si tratta di una forma primaria. Potrebbe degenerare in un tumore. Sì, potrebbe, ma non pensiamo al peggio adesso. Per il momento prenda i farmaci che le ho prescritto e continui con il gel la sera e le lacrime artificiali durante la giornata. Beva almeno 1,5 litri di acqua al giorno e invece per la saliva artificiale e il colluttorio le prende al bisogno. Noi ci rivediamo per un controllo fra 6 mesi. Per qualunque problema a tutti i miei recapiti. E speriamo che il suo organismo reagisca nel modo giusto. Speriamo. Ah, senta, se vuole può contattare l'associazione nazionale. Li chiami. È un modo per entrare in contatto con altri malati. Certo. Thank you.
Vediamo che non ti ricordi la data del mio primo giorno di scuola. Asilo elementari? No, elementari. Ah, 17 settembre del 1993. Oh, brava. Proviamo con il diploma. Il 28 luglio del 2005. Vabbè dai, così è troppo facile. Cambiamo gioco. Io ti dico la data e tu indovini cosa è successo. Vabbè. 14 novembre 2005. È la prima volta con Marta, vabbè dai, questa era facile, eh? Adesso indovina il 2 febbraio 2011. Non lo so, cosa è successo? Tu non c'eri, eri a Bruxelles, no? Appunto, dimmelo tu. Cosa ti devo dire io? È il giorno in cui ti hanno detto che era sciogra. E io ci sono arrivato con 2 anni di ritardo. Perché non me l'hai detto subito, mamma? Cioè, io come facevo a immaginarmi una cosa del genere? Pensavo che tu avessi un altro uomo. Pensavo che te ne volessi andare via di casa. Ero convinto che tu avessi un amante. Un amante? Se è stato quello il problema? No, il problema è stato che io ho pensato solo a me stesso. Quando ti ammali cambiano tutte le cose. Nella vita ti sfugge di mano e non te ne accorgi subito. Sì, mamma, ma io non c'ero e non so se questo potrò perdonarmelo. Ascolta, io sono orgogliosa di te. Tu sei la mia ragione di vita. Tu devi pensare a te, al tuo futuro. A me ci penso io, non ti preoccupare, io me la cavo benissimo. Stai tranquillo, credimi. Che da oggi tu diventi la mia ragione di vita. Passi quello, per favore. Questo? Sì, grazie. Scommettiamo che non sai che data è. 13 marzo 2013. Come faccio a saperlo? Deve ancora arrivare. È il giorno che vengo a trovarti a Bruxelles. Stavolta, finché non lo vedo, non ci credo. Vedrai.